Ragazzi, dopo aver restaurato praticamente, non so, più del 30% di Roma, ovvero il 35% esatto, e dopo aver anche rigiocato le missioni che non ci hanno dato il 100%, torniamo qua con 14 fiorini in tasca soli, ma non vi preoccupate perché ho portato la rendita totale a ben 5.000 fiorini ogni 20 minuti. Praticamente è già un terzo di quello che si guadagnava in totale a Monteriggioni quando abbiamo finito il gioco. È vero che, c'è da dire, la rendita la puoi portare a cifre più alte. Ben trovato, Niccolò. Ma perfetto. Ah, Cerezio, è un piacere. Fabio Orsini, al vostro servizio. Però stavo dicendo, è vero che ci sono anche più soldi da spendere qua. Un abile guerriero. Fabio ci ha messo a disposizione un magazzino sull'isola Tiberina. So che in Toscana siete abituato a ben altre comodità. Va benissimo. Bene. Io vado a occuparmi dei preparativi per la Romagna. Oggi Cesare comanda i miei uomini, ma confido che presto saremo liberi. Ah, però. Propongo di iniziare a pianificare l'assalto ai Borgia. Ah, pensi di essere pronto per una mossa del genere? Sì. Per esempio, io sono nato pronto. I Borgia abbiano condotto Caterina Sforza. Cosa? Ignori altresì che i Borgia hanno messo le mani sulla mela dell'Eden? Abbiamo perso la mela. Quindi già. Non conosci la situazione del nemico. Abbiamo almeno qualcuno che possa lavorare per noi? Pochi. I nostri mercenari sono bloccati dagli alleati francesi di Cesare. Abbiamo delle ragazze in un bordello frequentato da cardinali e altri romani importanti, ma la proprietaria è indolente e preferisce frequentare le feste piuttosto che appoggiare la nostra causa. E che stronza. Esiste una gilda? Sì, ma si rifiutano di trattare con noi. Ignoro il motivo. Cosa intendi fare? Andiamo a trattare con loro. No, l'ha proprio accannato così, vabbè. Sottosuolo di Roma. Chiama la missione. Veramente, ragazzi, cioè, chiama la missione, ma non è una missione questa. Vabbè, fa il suo per quanto riguarda il totale, ma adesso ci catapulta nella sequenza numero 3, in cui dovremo per forza aprire con qualcosa. Il guerriero, l'amante e il ladro. Palese isola Tiberina questa. Allora, abbiamo ben 3 missioni principali. E che dove siamo? Una per i ladri, una per i mercenari, una per le cortigiane, una cosa del genere. Noi andiamo da quella più, chiamiamola, vicina. Qua mi hanno bloccato l'ingresso alla galleria, perfetto, quindi dovrò sapermela cavare da solo. E usciamo da questo ponte qua. Beh, l'isola Tiberina è abbastanza più grossa di quello che lì è, ma ricordo che soprattutto questi primi Assassin's Creed tutto è veramente in scala, perché anche tipo Piazza del Popolo è la metà di quello che è in realtà. E quindi, ripeto, tutto è in scala. Voglio anche variare un po' gli abiti, perché sono responsabile del fatto che in Assassin's Creed 2 abbiamo avuto praticamente 3 abiti diversi. Ezio, Altair, anzi Ezio la skin bonus, Altair e poi l'armatura, quella trovata con i sigilli a questo Assassin's Creed, prima di prendere l'armatura di Bruto, che è quella che ci porteremo in fondo. Voglio girare un pochino di più.
tutti gli altri tipi. Si potrà anche girare col cavallo, ragazzi, ma è stressante la cosa. Non scendi, fai prima. Va bene, che c'è da fare? Mostratemi. Si è fatto giorno dal nulla. Benvenuto alla rosa in fiore, straniero. Salve. Ti dispiacerebbe chiamarmi la proprietaria? Madonna Solari non è in casa. Sai dove si trovi? Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia! Pensavamo che te ne fossi andata. Ci hanno fatto salire su una barca. A me mi ha lasciata libera, ma lei... Chi vi ha fatto salire a bordo? Mercanti di schiavi, messere, vicino all'isola Tiberina. Vogliono soldi in cambio della sua vita. E si ritorna là. Il prezzo del riscatto. Sincronizzazione totale, non nuotare. Vediamo se riusciamo a farlo senza nuotare. Recupera 2500 fiorini. Bisogna rubare. Vergognatevi! Ehi! Vergogna! Sì, vabbè, ragazzi, così arriva al 2500, cioè veramente... Santo cielo! Non potete fare tutto... Passerà una vita. Siamo solo a 152. Ehi! Ma non si vedono cose così tutti. Vieni. C'è denaro che fare. Pagarmi di tutte queste cercate. Sapevo che non dovevo spendere. Lo sapevo. Le case attualmente presenti saranno evacuate immediatamente. Quando i soldi li devi spendere, volano via. Cioè, praticamente devi spendere un euro, ne spendi 10. Quando li devi guadagnare è sempre un casino, raga. Siamo neanche a un quarto di quello che dobbiamo avere. Qui trovate gli anelli più freschi e robusti. Siamo solo a 539 fiorini, aiuto! Quanto manca la rendita? Scusate, perché così, cioè, mi puzza la cosa. Tempo indefinito, al fine di commemorare la morte del tuo unico. Non lo prenderanno mai. Trasferirsi in cambio di un indennizzo. La nuova bottega si trova oltre il Tevere, a Cassamare. Il consiglio rionale ve ne siamo neanche a metà. Cielo! Il mio denaro! I gruppetti messi così all'angolo sono i migliori, raga. Assolutamente. Siamo quasi a metà. 1250 è la metà. Faticoso tenere testa a tutti i pellegrini. Ok, siamo ufficialmente a metà. Ma Banco che dice? Vabbè, Banco dice giusto. La mia borsa
forza è sparita. Vabbè, alla fine quello che dobbiamo pagare l'avremo pagato la metà. Allora, non bisogna nuotare, quindi di qui. Io spero vivamente che mi vengano restituiti questi soldi, eh. Cioè, parliamoci chiaro, patti chiari, amicizia lunga, perché io questi soldi li rivoglio assolutamente indietro, eh. Ok, è qui la barca, non nuotare. Non nuotare, non nuotare, non nuotare. Sei qui per la puttana! Aiutatemi! La puttana. Ho i tuoi soldi. Lasciala andare. No, prenditela con Cesare. Oh, cazzo. Sta scappando. Oh. Mi stanno a far fuori. Non fatelo, piano. Ok, 2500 rimborsati, non c'è da nuotare, quindi ponticello belli tranquilli. Torniamo alla rosa in fiore, magari rubiamo anche un cavallo, almeno facciamo prima. Perché Roma è piccola, ma per girarla a piedi è comunque grande. E ci siamo anche ripresi i soldi, giustamente. Disponiamo di un'attività in loco per lavorazioni personalizzate per tutte le vostre esigenze. Però tipo dire una cosa, vi offriremo protezione in cambio di favori, cose così. Sono sicuro. Andiamo. Non è che sono sicuro, qualcosa mi ricordo, però dopo più di 5 anni che non lo gioco, perdonatemi se ho un po' ricordi offuscati. Vicolo cieco, fanculo. Pazzo, per forza. Ehi, ma cosa è? Traditori, piuttosto. Raga, viaggio della speranza, veramente. Ora, finché andavamo a rubare era un conto, ma adesso veramente diventa lungo. Ok, c'era da passare qua sotto e tipo era lì, una cosa del genere. Scusa. Almeno restauriamo il bordello, ma è in alto, tipo? Dovrebbe essere così, yes. Madre, sorella. Ezio, Ser Machiavelli ha detto che potevamo trovarti qui. Che cosa fate a Roma? Firenze è stata attaccata. No, o meglio, non lo so. Non siamo andate a Firenze. Perché? Ezio, vogliamo aiutarti. Io stavo cercando di aiutare voi mandandovi a Firenze. Dov'è Madonna Solari? Morta. Morta. Buon Dio. E adesso ci toccherà chiudere. Non potete chiudere.
Mi serve il vostro aiuto. Ah, messere, senza una matrona esperta siamo spacciate. Ci sono io. Questo non è posto per te, Claudia. So come gestire un'attività. Ho seguito gli affari dello zio per anni. Questa è tutt'altra cosa. Quali alternative potresti avere, Ezio? Se lo fai, Claudia, dovrai cavartela da sola. Per 20 anni me la sono cavata da sola. Praticamente c'ho la sorella puttana. Cioè, messa così. È brutta, ma è vera. Inoltre voglio che le tue cortigiane trovino Caterina Sforza. Puoi contare su di noi. E adesso stronzo mi dai il 100%, eh? Parliamo con l'architetto. Architetto. E così le cortigiane le abbiamo finalmente sbloccate. 2500, sti gran cazzi. E la nuova Rosa in Fiore da Firenze si trasferisce a Roma. Pela però. È mica male, eh? Benvenuto alla Rosa in Fiore. Come puoi vedere, siamo il bordello più popolare di Roma. Questo è lo spot pubblicitario. Ho bene il mio denaro. Ecco una lista delle arti imparate dalle mie ragazze. Bello, bellissimo. Non gli hai insegnato molto. Sapresti fare di meglio? Senza alcun dubbio. Ezio, i Borgia continuano a tormentare le ragazze di Claudia. Ci sono diversi modi in cui potresti aiutarle. Vedrò di tenerlo a mente. C'è dell'altro. No. Ezio. Hai notizie di Caterina? La stiamo cercando. Bene. Quando saprai dov'è, vieni a dirmelo all'isola Tiberina. Ricordo molto lungo. Praticamente quello prima è durato un cazzo. Questo invece è durato tantissimo. E ci becchiamo anche un bel 100% di sincro. Io voglio poter uscire. Ok. A posto.